Dopo un delicato intervento di restauro, il capolavoro di Rubens, che raffigura l'arrivo di Maria de' Medici a Marsiglia, è stato svelato ieri ad Ascona. Il dipinto su tela fa parte di una serie di quadri monumentali commissionati dalla stessa Maria de' Medici, regina di Francia. Rubens dipinse una grande serie sulla storia della vita di Maria de' Medici tra il 1622 e il 1625, che comporta 22 grandi quadri che sono conservati al Louvre e di cui conosciamo un certo numero di bozzette e di modelli. E questo è proprio uno di questi modelli, ovvero una versione intermedia creata appositamente per essere sottoposta all'approvazione di Maria de' Medici prima di passare all'ultima fase di realizzazione. La tela in grandezza originale è esposta al Louvre di Parigi e misura circa 4 metri per 3. Alla presentazione del restauro dell'opera era presente il professor Bodard, uno dei massimi esperti belgi di pittura fiamminga. C'è una parte del quadro che è estremamente descrittiva, che l'arrivo con la galea fiorentina di Maria de' Medici che arriva a Marsiglia con dei personaggi storicamente conosciuti e che sono nella parte superiore del quadro, e poi tutta una parte allegorica con le figure allegoriche della Francia di Marsiglia in alto, e poi mitologica con le divinità marine che si vedono nel primo piano. E questo è abbastanza abituale nel vocabolario artistico di Rubens in quel periodo. Con l'arrivo di Maria de' Medici a Marsiglia salgono a 8 le opere dell'artista fiammingo selezionate da Ion Masterpieces, che ora si trovano in Ticino.